Amici di Battista 70 Phone, oggi andremo a fare una veloce video recensione del Sony Xperia S con Ice Cream Sandwich. Andiamo a sbloccarlo, volutamente ho lasciato l'interfaccia proprietaria, anche se non mi esalta e la reputo abbastanza pesantuccia. Andiamo a vedere. Lo scorrimento è piuttosto fluido, nonostante io abbia come al solito i miei widget, diciamo che manca un po' di effetto. Una volta io lo chiamavo effetto olio, adesso è diventato effetto burro. Diciamo che l'effetto burro non è proprio, diciamo, evidente, anche se comunque stiamo parlando di screen sandwich e non jelly bean, però vabbè. Prendiamo, sdoganiamo ormai questo termine. Qui abbiamo la parte, come al solito, delle applicazioni. Quando vogliamo inserire dei widget, io questi tasti non li capirò mai. Clicchiamo qui, andiamo a inserire sul più. Adesso un attimo si animerà e troveremo i widget. Sinceramente preferisco il menu standard di Ice Cream Sandwich. Anche se devo dire questo, vabbè, non è comunque problematico assolutamente da utilizzare, però vabbè, è una questione di gusti. Allora, vediamo un attimo all'atto pratico. È stato utilizzato da Lucio per circa una settimana, quindi test telefonici, devo dire, non approfonditi, ma di più. Allora, parte autonomia, l'autonomia è calata rispetto a Gingerbread, fatico un po' a comprendere perché, dato che con altri dispositivi ho avuto riscontri diametralmente opposti, però non è il primo che lamenta questa cosa, è successo anche con gente che ha dispositivi di altre marche, quindi probabilmente l'aumento delle prestazioni va a influire in maniera negativa sull'autonomia. Parte telefonica mi ha detto che è migliorata a livello qualitativo, a livello ricettivo assolutamente niente da dire perché comunque stiamo parlando di Sony e non è, diciamo, secondo me, seconda nessuna nel mondo della telefonia per quanto riguarda telefonia pura. Il display, vabbè, è fantastico come al solito. Possiamo vedere che qui abbiamo le impostazioni, sono posizionate qua sopra. Il display possiamo mettere anche la luminosità al massimo. Qualcuno mi ha chiesto di utilizzarlo così. Se poi dopo non ci vedete, non vi lamentate con me e mettiamo la sospensione a 10 minuti di modo che non dobbiamo stare ogni 2 minuti a riattivarla. Diamo un'occhiata, vediamo anche. Mi devo trovare, devo ricordarmi di cliccare un po' sopra. Allora, info sul telefono, abbiamo la versione 4.0.4, praticamente l'ultima versione di Ice Cream Sandwich disponibile ed è proprio anche l'ultima versione di Ice Cream Sandwich, perché dopodiché si passa alla 4.1 Jelly Bean. Aggiornamento che avviene, come ben sapete, tramite il PC Companion, qualcosa del genere, ora non ricordo di preciso come diavolo si chiami. Parte multimediale, vabbè, niente da dire, è rimasta la medesima. Ovviamente, ora col fatto che abbiamo Ice Cream Sandwich potete utilizzare anche altri due, diciamo, launcher alternativi molto validi, tipo Nova o Apex, di modo che avrete praticamente la schermata pura, che secondo me è un vantaggio ed è anche più bella da vedere e c'è una maggior personalizzazione. Però, vabbè, ripeto, questa è una questione di gusti, di conseguenza. Non vuol dire che quello che piace a me piace anche a voi. Qui sopra non fate caso alla barretta qui, questa è More Quick Panels, ma se la volete potete usare anche Power Controls. Io questa l'avevo acquistata, di conseguenza dove trovo disponibile la installo. Però se preferite Power Controls è gratuita e fa le stesse cose. Andiamo a dare un'occhiata ovviamente ad internet. Partiamo col nostro sito. Per una volta ogni tanto siamo anche un po' di parte, se così vogliamo dire, dato che comunque è roba nostra. Come vedete, non lo so, io mi aspettavo qualcosa di più, dico la verità. Pensavo fosse un po' più fluido e pronto alla risposta, ma proprio così non è. Fluidità, ok. Andiamo un attimo a fare un doppio tap. Giochiamo sempre in casa Sony Xperia SL palestrato, non l'ho mai trovato in palestra da me. Diamo un po' al pinch to zoom, ecco adesso ora qui si è bloccato, fatemi capire perché. Non è proprio ottimale, devo dire la verità, pensavo a qualcosa meglio. Anche e soprattutto il rendering della pagina lascia sempre un pochino a desiderare, non
Non so come mai, sembra. Allora, doppio tap, ok, niente da dire, però vedete che anche mentre lo fa ha sempre un attimo per rendere della pagina. Vediamo un attimo, questo qui funziona bene, però nel pinch to zoom, come vedete, abbiamo qualche impuntamento. Sì, prima mi sembra fosse ancora peggiore, ora non ricordo con Gingerbread come girasse, ma Lucio mi ha assicurato che era anche peggio, perché lui ha posseduto anche questo telefono tra i tanti. Così diciamo cioè, utilizzabile, non ci sono grossi problemi. Teniamo conto anche che la risoluzione è una risoluzione HD. Avevamo visto con altri telefoni con risoluzione HD, iScreen Sandwich e il browser di serie che la situazione non era proprio ottimale. Pensavo che Sony un attimino si discostasse da questo discorso. Però, ahimè, devo vedere che non è particolarmente prestante. Qui, ovviamente, essendo iScreen Sandwich, abbiamo ancora il supporto al Flash Player. Sti tasti, scusate. Poi adesso siamo. Ok, andiamo nelle impostazioni, vi faccio vedere, nelle avanzate, il plugin è attivo. Ecco qua, che ci siamo con i tasti che vanno quando vogliono loro. E il plugin, eccolo qua, Flash Player. Quindi, come potete vedere, è ancora attivo per quanto riguarda iScreen Sandwich. Che dire, sì, qualcosa di meglio si vede, dico la verità, però non rispetto a qualche altro dispositivo nel, diciamo, nell'analisi generale. Lo trovo ancora leggermente legnoso. Secondo me, molta di questa, tra virgolette, legnosità è dovuta all'interfaccia proprietaria. Potremmo fare una cosa al volo. No, facciamola dopo. Prima volevo farvi vedere discorso USB host. Ora ho preso questo, diciamo, questa abitudine di provare a vedere se i dispositivi lo supportano e come lo supportano. Ora qui abbiamo la sua bella chiavetta, andiamo ad attivarla. Ora vi faccio vedere un po' di roba che gli ho collegato. Allora facciamo così, abbiamo una micro USB inserita da 16 in questo hub. Abbiamo, signori, ci abbiamo, mi sembra quasi di fare una televendita. Abbiamo qui un mouse, come vedete, non lo so se riuscite a notare la freccetta, ve lo avvicino un attimo, la freccettina qua sotto il sole, come vedete, c'è, e abbiamo anche un bel tastierone. Ora vi farò vedere che funziona tutto in maniera egregia. Utilizzo il mouse, così facciamo anche le magie. Ora facciamo scorrere, scorrere, Astro File Manager. L'ho cliccato troppe volte. Termina applicazione, scusate. Vabbè, non gli è piaciuto, va bene. Gestire My File. Su. E ecco qui USB Disk. Abbiamo i nostri contenuti e qui possiamo tranquillamente andare a sentire la musica o quant'altro. Doppio clic. E come vedete abbiamo la possibilità di sentire la musica o tutto quello che ci pare. Come avete visto, questo è attivato. C'è sempre la pubblicità di Sara Tommasi, ma chi se ne frega. Scusate, come se l'avesse solo lei, poi voglio dire, vabbè. Piccola divagazione. Messaggi, non abbiamo messaggi, grazie al cavolo, non ne ho scritti. Ah, non ci interessa, scrivi messaggio. Come vedete non appare la tastierina sotto perché possiamo utilizzare tranquillamente la nostra bella tastierona. Adesso non mi chiedete se funziona anche. Vediamo. No, non prende. Aspettate, vediamo. Block number, vediamo se me lo prende. Tanto sto facendo, sto sudando. Sì, ok, ha preso anche quello. Ok, ora non so se funzionano anche Joypad o come diavolo si chiamano per le varie console giochi. Non ve lo so dire perché sapete benissimo, non sono un gran giocatore in.
generale, figuratevi se ho a casa delle console giochi, a parte la Wii dei figli che comunque ci giocano loro, io proprio da quel punto di vista sono negato. Come pure ad utilizzare questi tasti, vabbè, sarò imbranato io, ma tutte le volte mi ritrovo leggermente in difficoltà. Comunque, come potete vedere, l'USB host funziona alla grande. Abbiamo utilizzato questo mini hub che potete trovare tranquillamente in qualunque negozio di informatica o su amazon.it. Facciamoci un po' di pubblicità, così come questo multicard, multireader qua, multicard reader, che ne so come si chiama. Anch'esso disponibile su, che ne so, Amazon o dove volete, a me non interessa poi dove lo comprate. E vabbè, che dire, ripeto, mi aspettavo qualcosa di leggermente meglio. La fluidità sì, è migliorata, ma non siamo a livelli, diciamo, di dispositivi. Dello stesso, tra virgolette, chiamiamo così, livello. Però vabbè, comunque un miglioramento c'è stato, ribadisco, ovviamente le prestazioni sono aumentate e per contro l'autonomia è un pochino diminuita, niente di, diciamo, particolarmente pesante, ma insomma qualcosa in meno come autonomia c'è. Questo è innegabile. Ora riportiamo il tutto, diciamo, a livelli normali. Certo che comunque dalla massima alla media ce ne passa, però il display comunque è sempre bellissimo. Vabbè, ora il dispositivo dovremmo averlo a disposizione ancora qualche giorno, magari se chiudono per ferie l'ufficio stampa Sony, può anche essere che l'avremo in casa per tutto agosto, quindi il tempo per fare altre prove, magari anche con delle UI alternative, lo avremo, quindi penso che ci divertiremo abbastanza. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone. Battista 70, Phone, the human sensor technology.